Sai qual è la differenza tra vetro e scarti alimentari? È facile capire la differenza e da oggi è ancora più facile fare la differenziata. A Roma la nuova raccolta differenziata comincia da casa tua. Separa i contenitori di vetro da quelli in plastica e metallo e raccoglili nelle campane stradali di colore verde. E quando finisci di mangiare, utilizza la biopattumiera domestica per dividere gli scarti alimentari dai rifiuti non riciclabili. Tra discarica e riciclo c'è una bella differenziata. A seguito di indagini dirette e coordinate dalla Procura della Repubblica di Teramo e validamente espletate dalla Guardia di Finanza, è stata data esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo della somma di denaro pari a circa 110.000 euro. In particolare, le attività investigative avviate per individuare percettori di pensioni e di indennità erogate dall'INPS a falsi invalidi hanno permesso di individuare un soggetto che, contrariamente al vero, era stato dichiarato affetto da cecità assoluta e dunque era indebitamente beneficiario da anni della relativa pensione di invalidità per un importo mensile di 900 euro. Gli accertamenti, durati alcuni mesi e non ancora conclusi, hanno consentito di acquisire gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell'indagato per il reato di truffa aggravata commessa ai danni dell'INPS a partire dall'anno 2002, con danno economico stimato ai danni dell'ente pubblico per un importo complessivo di 110.000 euro erogati a favore dell'indagato in questi anni a causa della truffa da questi ideata e attuata. L'uomo, dichiarato invalido poiché affetto da cecità assoluta, è stato monitorato e filmato in più occasioni, mentre camminava normalmente per strada, acquistava giornali presso le edicole, consumava bevande presso i bar ed era in grado di leggere documenti.